Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi dei miei trucchetti per avere un perfetto make-up no make-up e lo farò con i prodotti della nuova linea Vichy Mineral Blend. Qualche settimana fa sono stata a Milano per scoprire questi nuovi prodotti e mi è venuta subito l'idea di farvi vedere cosa faccio quando voglio essere più carina ma senza far vedere che sono truccata, perché sapete che a me piace truccarmi tanto. Quando esco con le amiche, quando ho qualche evento nei weekend, sono una che ci dà dentro col make-up, però in realtà da tutti i giorni mi piace avere un look naturale e quindi questo sarà il video degli errori da non commettere quando si sceglie di truccarsi con pochi prodotti. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e entrare a far parte della GBG Family. Adesso partiamo dal primo errore. Il primo errore: dimenticarsi di idratare la pelle. Ovviamente quando dico pelle non intendo solo il viso, ma la zona del contorno occhi, le labbra, ogni angolino, ragazzi. La crema va messa sia sulle guance ma anche sotto il collo, qui sul décolleté, ovunque. E questo è importantissimo perché se la pelle non è idratata il nostro viso appare più stanco, segnato, ci escono fuori delle rughe che non sapevamo nemmeno di avere. Quindi mi raccomando ragazzi, investite soprattutto sull'idratazione. Io utilizzo spesso questo prodotto di Vichy, me l'avete visto nominare in varie occasioni perché mi piace tantissimo, è il Mineral 89. Mi piace molto usarlo sia come base primer che come idratante in generale, perché è proprio un gel idratante lenitivo, contiene l'89% di acqua termale mineralizzante, da qui il nome. E oltretutto anche acido ialuronico, quindi veramente super idratante e leggero, perciò è perfetto anche per pelle grassa, ve l'ho sempre consigliato. Quindi lo applico su tutto il viso perché mi farà anche da primer. E poi ovviamente voi potete aggiungere la vostra crema da tutti i giorni se vi serve un boost di idratazione in più. Tiriamo indietro questi capelli che sono sempre molto carini ma anche ingombranti. Per il contorno occhi invece usate sempre un prodotto specifico, non potete usare quello che mettete sul resto del viso perché questa è un'area super delicata che ha bisogno di molta più idratazione e attenzione. Quindi se non volete ritrovarvi con tutte delle rughette, un contorno occhi molto segnato, dovete usare un prodotto specifico. Io uso Mineral 89 Eyes, che è un gel fortificante che contiene sempre acqua termale, acido ialuronico, ma in più questa volta contiene anche caffeina, che quindi va a contrastare l'effetto delle occhiaie e a svegliare lo sguardo. Lo applico molto delicatamente. In realtà un trucchetto sarebbe quello di usare questo dito, io non so il nome delle dita, pollice, l'indice, il medio, l'anulare. L'anulare, ragazzi, perché è il dito che fa meno pressione, così non andate a danneggiare l'area del contorno occhi. Ultimo step di idratazione, le labbra. Non dobbiamo dimenticarci nemmeno di queste. L'ideale sarebbe di fare un bello scrub una o due volte alla settimana almeno e poi passate un buon balsamo labbra. Io userò la novità di Vichy Natural Blend, che è questo balsamo labbra che mi piace molto perché non solo le lascia molto idratato, è veramente super morbido, ma è anche leggermente colorato, quindi vedete, dà questo effetto natura, quindi è perfetto per il nostro obiettivo di sembrare più carine senza far vedere che siamo truccate. Guardate, questa qui che sto usando è la colorazione pink, in realtà ho visto che ce ne sono altre tre, quindi potete scegliere anche la colorazione che vi piace di più sul vostro viso in base al look che avete. Secondo errore da evitare se non volete far vedere che indossate il make-up è quello di scegliere il fondotinta sbagliato. Evitate fondotinta troppo pastosi, coprenti in maniera artificiosa, perché ovviamente il nostro obiettivo è essere naturale. È meglio che si veda un neo in più, una lentiggine in più, piuttosto che avere la crosta di fondotinta, perché soprattutto se non si ha tanto tempo per lavorare bene prodotti di quel tipo, il risultato sarà orribile sicuramente. Quindi per un look leggero e naturale vado ad applicare il nuovo fondotinta idratante Mineral Blend di Vichy. Tra l'altro l'applicatore lo trovo super comodo. Ne metto 2
goccine in questo modo e poi con questo pennello piatto che mi dà un effetto super naturale lo distribuisco dal centro verso l'esterno. Questo fondotinta, ragazzi, è assurdo perché sembra di applicare una crema, è veramente super leggero. Vi giuro che mi sembra proprio di applicare dell'acqua sul viso, cioè è una cosa allucinante. È da provare come sensazione per capire quanto sia leggero e vedete dà un effetto di naturale luminosità al viso senza far vedere che sono truccata. Anche questo ovviamente essendo così leggero è perfetto per la pelle grassa, infatti se qualcuna di voi ha la pelle grassa e lo proverà fatemi sapere come vi troverete perché io sono del team pelle secca forever e quindi sarei curiosa di sapere anche cosa ne pensate voi. La scelta di applicare il correttore è soggettiva, c'è chi preferisce solo il fondotinta, c'è chi preferisce solo il correttore. Io in realtà li applico velocemente entrambi perché avete visto che come step non è lunghissimo, ci vuole davvero un secondo. Questo qui è il correttore della linea Dermablend SOS Cover Stick e mi piace tantissimo perché è super coprente, però al tempo stesso rimane molto leggero. Lo scaldo col dito, poi tampono così. Terzo errore è quello di applicare la cipria nelle zone sbagliate. Dovete osservare sempre la vostra pelle, imparare a conoscervi. Se tendete a lucidarvi e nel corso della giornata il vostro sebo va a sciogliere tutti i prodotti che avete applicato la mattina, è importantissimo prendere un bel pennellone, prelevare la cipria abbondantemente, opacizzare soprattutto la zona T, che è quella che solitamente produce più sebo, e poi prendendone meno opacizzate anche la zona delle guance, settate bene anche il correttore sulle occhiaie, ma questo solo se appunto la vostra pelle produce molto sebo. Se invece come me avete una pelle che non produce sebo, non sa cosa sia il sebo, la cipria va applicata solo nelle zone che sapete che nel corso della giornata vanno un po' a rovinarsi. Per esempio le mie zone sono quella delle occhiaie se non voglio che il correttore vada nelle pieghette e poi leggermente la fronte. Tutto il resto non lo tocco perché per esempio il mio naso è molto molto secco, se applico anche la cipria si vedono tutte le pellicine, quindi mi raccomando imparate a conoscere la vostra pelle. In questo caso la nuova cipria Mineral Blend di Vichy la uso per dare alla pelle un effetto matto e vellutato, ma al tempo stesso contiene una sorta di bronzer e blush che mi aiutano a dare tridimensionalità al viso. In questo caso la cosa importante è creare delle ombre molto morbide, non voglio un contouring, non voglio niente di artificioso, semplicemente faccio risaltare le forme del mio viso. Opacizzo delicatamente la mia zona critica a livello di sebo, un po' sulle occhiaie e poi insisto con la parte più scura del bronzer. Quarto e ultimo errore, pochi step, pochi errori perché abbiamo poco tempo e come vi ho detto l'obiettivo è non sembrare truccate, è quello di mettere tanto mascara, fare delle ciglia a ragnetto. Ovviamente tutti vorremmo delle mega ciglia lunghissime naturali, però in certi casi less is more, quindi utilizziamo un bel piegaciglia. Le mie tengono la piega abbastanza bene, se invece le vostre non la tengono per niente vi consiglio di scaldare per qualche secondo il piegaciglia con un phon, non ustionatevi, state attente. Se da lontano scaldate il piegaciglia, lo toccate, controllate che non sia ustionante, riuscite a dare alle ciglia una piega più definitiva. Non so se riuscite a cogliere la differenza da laggiù, ma dal vivo vi assicuro che l'effetto è molto carino. Se però avete le ciglia cortissime e proprio non riuscite a fare meno del mascara, sceglietene uno che piuttosto vi dia un effetto meno allungante e volumizzante, ma comunque molto naturale. Pieghiamo anche l'altro occhio perché sennò viene fuori una cosa un po' strana. Vedete, ne applico giusto un pochettino per far tenere di più la piega del piegaciglie e per renderle nere perché le mie sono abbastanza chiare, però mi fermo qua. Se poi volete pettinarle meglio, togliere qualche grumetto, potete usare semplicemente uno scovolino pulito
e andate a metterle nella posizione che volete senza aggiungere altro prodotto. Direi che potrei passare benissimo per una con delle ciglia naturalmente lunghe. Perciò ragazzi, questi erano i miei consigli sulla mia routine makeup per quando voglio un trucco ipernaturale da tutti i giorni. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri prodotti must have per un trucco leggero o se invece magari preferite truccarvi tanto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ricordatemi di lasciare mi piace se è così, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!